Ciao a tutti, oggi vi parlerò del film Cinema Paradiso. La storia si svolge in un villaggio italiano chiamato Giancaldo e racconta la vita di un giovane ragazzo di nome Toto. Toto è appassionato del cinema e frequenta spesso il Cinema Paradiso del villaggio, dove il proiezionista Alfredo diventa il suo mentore. Il film segue la vita di Toto di bambino a adulto e mostra le relazioni che ha con gli altri persone del villaggio. In particolare, vediamo come Toto sviluppa una forte amicizia con Alfredo, che lo aiuta a capire l'importanza del cinema. La storia d'amore tra Toto ed Elena è uno dei temi principali dei film. La loro relazione è complicata e piena di alti e bassi, ma si riflette nella loro passione comune per il cinema. Cinema Paradiso è un film emozionante e commovente che esplora l'importanza del cinema nella vita delle persone, nelle loro relazioni. I personaggi principali del film Cinema Paradiso sono Toto, il protagonista della storia, un ragazzo appassionato del cinema, e si mette in un mare di guai di ragazzo. Il suo ruolo di Toto è interpretato da tre diversi attori. Alfredo è il proiezionista del Cinema Paradiso, diventa il mentore di Toto e modello di ruolo. Alfredo è interpretato da Felipe Noiret, un attore francese. I personaggi secondari sono Elena, l'amore di Toto, e l'altro è la madre di Toto, Maria. La mia scena preferita del film è quando Toto sta lasciando il suo villaggio e Alfredo gli dice di seguire i suoi sogni e dimenticare il villaggio e non tornare mai più. Così Toto può avere successo e essere felice. Questo film per me vale 5 stelle su 5 perché è bello, felice e triste. Racconta una storia familiare di tutti noi. Grazie.